Salve a tutti e benvenuti in un nuovo appuntamento nel salotto dello Scarabocchiatore per il nostro Tea Time Comics. Questa volta con noi direttamente dal pianeta proibito e dalla fantascienza quella là verace, abbiamo un illustratore, un concept artist si definisce, un nostro tesserato. Lui è Simone Messeri. Ciao, buongiorno, Ciao buonasera a Simo. tutti, ciao. Ho detto dal pianeta proibito non a caso perché prima in offline mi hai detto che è uno dei tuoi film preferiti. Insieme con Sì. Time Machine, sarebbe la prima versione di quella di Sì, la H.G. prima Wells, versione giusto? anche di Time Machine, l'uomo in italiano, l'uomo che visse nel futuro. Cioè, sono i due film che mi hanno ispirato quando ero ragazzino, ecco. Sono proprio quelli che mi hanno aperto il mondo della fantascienza. Tu sei appassionato di fantascienza, sei architetto, diciamo, nella formazione professionale, hai avuto anche esperienze con la Boeing, mi dicevi. Quindi Sì. diciamo sei stato nell'ambito e hai una tesi bellissima facesti all'epoca con la laurea. Sì, io ho fatto la facoltà di architettura a Firenze, sono di Firenze. Dopo aver frequentato l'istituto d'arte specializzato in ceramica, mi sono segnato alla facoltà di architettura e fatto tutti gli esami. Poi, portandomi dietro la passione della fantascienza, una volta mi imbattendo in un corso che era appunto di architettura spaziale, decisi immediatamente di iscrivermi a questo corso, pur avendo già dato tutti gli esami e avevo già la tesi pronta quasi, perché ero specializzato in una tesi in disegno industriale. Però appena vidi questo corso di architettura spaziale, cambiai e decisi di approntare una tesi che affrontava uno studio di ricerca per la nascente stazione spaziale, che era all'epoca in fase di costruzione, dove io elaboravo appunto un modulo medico sul quale gli astronauti avrebbero potuto interfacciarsi in caso di emergenza, quindi facendo un'analisi di tutte le varie funzioni che ci sono all'interno, di prevenzione, di diagnosi, di terapia, affinché gli astronauti, ecco, in un ambiente così estremo potessero avere qualunque tipo di supporto. Quello che mi piace dei tuoi disegni è che chiaramente le fai anche con un occhio da architetto, quindi potrebbero anche funzionare, cioè fai anche un occhio all'aerodinamica, alla Sì, certo, perché funzionalità. da architetto bisogna un attimino pensare un po' a tutti gli aspetti visivi, ma soprattutto anche funzionali, perché l'architetto è una figura che si muove a 360 gradi, cerca sempre di apprendere tutto quello per cui deve lavorare, tutte le funzioni, tutte le esigenze, le necessità dei fruitori per realizzare un oggetto, un ambiente, un veicolo, qualunque cosa, ecco. Poi naturalmente dietro poi dopo c'è lo sviluppo dei calcoli ingegneristici, dell'ingegneria tecnica, quello è un compito, diciamo, proprio delle parti più specializzate, un ingegnere, un informatico, chi sia, ecco. Allora, nel frattempo che vengono altri amici a seguire la nostra piccola live, volevo chiederti come nasce questo, chiaramente tu sei architetto con il disegno tecnico, come nasce la passione per il disegno artistico, come nasce Simone Messeri, illustratore o concept artist, come ti definisci tu? Come detto, ho fatto prima dell'architettura, io ho fatto istituto d'arte, quindi diciamo ho frequentato la scuola in cui si facevano i corsi, le materie di disegno dal vero, quindi si ricopiava i gessi, cioè le statue classiche, si faceva il disegno delle foglie, quello che si chiama appunto disegno dal vero, appunto. Visivo. Poi nello stesso tempo c'era anche il disegno tecnico e il disegno progettuale, perché essendo un istituto d'arte che si specializzava sulla ceramica, quindi era fondamentalmente industrial design, per cui noi si doveva partire dalla progettazione di un servizio da tè fino ad arrivare alla realizzazione, e conoscendo a monte tutte le varie tecniche tradizionali. Si parla di anni in cui il digitale non si sapeva neanche che cosa fosse, ecco. Quindi io sono rimasto, nonostante che mi muova anche sulla parte digitale, soprattutto per la colorazione, l'impaginazione, però ecco, mi piace comunque molto ancora utilizzare riga e squadra.
E diciamo, io il fascino che ho avuto e mi ha colpito sempre di più è stato la prospettiva. Io, come mi diceva il mio professore di geometria descrittiva, mi raccontava che Paolo Uccello aveva perso la testa per la prospettiva. Ecco, io c'è stato un momento in cui per la prospettiva, ecco, avevo proprio perduto la testa. Cioè, mi guardavo solo la prospettiva, facevo solo prospettiva. Poi venne a conoscenza di Escher, come si pronuncia, e lì si aprì un mondo, anche se si trovava pochissime cose al momento, perché bisognava andare alle biblioteche, era un po' difficoltoso, però mi hanno soprattutto condizionato. Tant'è vero, gli ultimi lavori che ho fatto, soprattutto quelli che presento di solito quando faccio gli eventi, c'è molta influenza di Escher. Tant'è una definizione che uno del pubblico mi ha dato una volta, diceva: nei tuoi disegni vedo un'influenza tra Viollet-le-Duc, l'architetto francese di architettura gotica, e Escher. Ho detto così, in effetti è colto nel segno, perché il gotico è una delle architetture che ho sviluppato per creare quelle che io chiamo le astronavi gotiche, e Escher proprio per questi giochi di prospettiva che si intreccia e si sposa benissimo, tra l'altro, con lo spazio, perché nello spazio, non essendoci né alto né basso né sopra né sotto, non c'è orientamento, quindi te hai, diciamo, questa sensazione di mancanza di riferimento, che con le prospettive a 10, che certe volte puoi guardare da più punti di vista, ecco, che ti danno quel giusto tono a quello che io ho immaginato, insomma. Tu sei passato dalle teiere alle Dalle teiere. astronavi. Esatto, dalle teiere all'astronave, esatto. Anche se Possiamo dire piace, così. sì, è sempre così. Ecco, poi appunto l'architetto in genere si occupava, ora è più specializzato, ma un tempo si occupava dal cucchiaio alla città, come si dice. I grandi architetti gestivano tutto, i grandi maestri del passato, ecco, si occupavano, anche alcuni di oggi, però ecco, quando si parla di architettura si parla, io vedo la progettazione in senso generale, ecco. Anche un fumetto è una cosa da progettare alla fine, perché Sì, naturalmente occorre sicuramente. studiare la storia, occorre poi dopo montare delle tavole, occorre pensare al colore, c'è tutto un discorso da progettare, come tutte le cose, Allora, non è che si nascono dal nulla. stanno arrivando i primi saluti che ti rigiro. Paola Di Maio, che salutiamo. Cristina Di Ciao, Matteo, ciao, anche lei nello staff. Lo scarabocchiatore, benvenuto ciao, Simone. grazie a Ti fa un tutti. grande complimento, che persona squisita, un gentleman. Accidenti. Grazie E poi mille. Vincenzo Basile, E che tu Vincenzo conosci Basile, benissimo. che ridire. Vincenzo mi porta Salvo sempre. Maestre Massere, sì. Ti porta sempre in palmo di mani, un membro dello staff che cura Grazie, sempre le grazie tue tante, rubriche. grazie davvero. Grazie. Volevo chiederti, prima di entrare nel vivo dei tuoi disegni, volevo innanzitutto dire che, come tutti gli autori che noi abbiamo il piacere di ospitare, chiunque ordinerà ora o subito dopo la live un disegno al nostro Simone, avrà un'attenzione particolare che deciderà poi lui insieme a voi. Quindi fatevi sotto, questo sicuramente è un buon momento per farlo. Detto Grazie. questo, volevo prima di entrare nel vivo, nelle tue opere, che faremo una breve carrellata, ti volevo chiedere, da architetto, diciamo con un occhio critico e davanti alla fantascienza, ma l'astronave della cinematografia attuale, insomma, che c'è stata, qual è quella là, secondo te, più aerodinamica, più realistica? Che più può funzionare, secondo te? O che ti piace di più? Allora, per me sì, cioè, bisogna distinguere un attimino, fare una distinzione proprio da un certo punto in poi, cioè il confine definitivo è, come tutti ormai lo sanno, cioè non sto inventando niente di nuovo, però ecco, 2001 è quello che ha cambiato un po' tutto il panorama delle astronavi. 2001, Odissea Prima, nello spazio, parli di esatto, Kubrick, un maestro, praticamente. Kubrick, perché da quel momento in poi l'astronave ha avuto una concezione progettuale completamente diversa da quella che avevano prima. Prima l'astronave era un proiettile, un razzo e semplice, legato anche al periodo della Space Age, in cui c'erano i famosi razzi Saturn 5 e i Redstone che mandavano l'uovo nello spazio. Quindi, cioè, quella era l'immagine dell'astronave. Beh, c'erano dei tentativi, cioè, nel pianeta proibito, per esempio, c'è il famoso disco volante, che pur andando contro il discorso che gli dischi volanti, diciamo, erano sempre legati a figure
aliene nemiche, lì in quel caso lì era un incrociatore positivo perché c'erano gli umani che esploravano, che poi ha dato un po' l'inizio a Star Trek, perché Gene Roddenberry poi si è avvicinato, cioè si è ispirato proprio a Pianeta Proibito. Gene Questa è un'altra Roddenberry è poi il storia. creatore di Star Trek, Creatore di Star Trek. Le che astronavi insomma. attuali sono meravigliose perché, cioè, ora con la tecnica digitale riescono a fare delle cose incredibili, realistiche, soprattutto. Devi considerare che nello spazio può volare qualunque forma. Cioè, non c'è, cioè la funzionalità, da un cubo come il cubo Borg a un'astronave fatta come l'Enterprise, a quella di 2001, ad altre migliaia di forme che ci sono, cioè, sono tutte credibili, perché nello spazio non hai dei limiti. Il problema è sempre riuscire a perforare l'atmosfera, andare in orbita e lì che c'è. Poi ora c'è Elon Musk che ci sta facendo esaltare tutti con questo discorso delle astronavi che decollano e poi riatterrano. Astronavi, diciamo, Elon appena si Musk ha parla. portato, sicuramente saprai, anche James D. Kirk nello spazio. L'ha portato Jeff Bezos, scusa se ti Ah, confondo. Bezos, Bezos. No, vabbè, niente. C'è Jeff Bezos, che è il concorrente, diciamo, anche se, diciamo, ha fatto un volo suborbitale, ha portato Kirk proprio per esaltarsi dal punto di vista commerciale, ecco. Sì. Però il master, lui, tant'è vero, lui si ispira molto ai razzi argentei degli anni 50, creati da Bonestelle, il grandissimo illustratore di fantascienza che appunto negli anni 50 ha dato l'input a tutti gli scrittori proprio per come immaginava le astronavi, ecco. E quindi io penso che le astronavi attuali che fanno ora sono tutte molto funzionali, molto credibili. L'universo di Star Trek è quello che mi affascina sempre più di tutti, Quindi perché l'Enterprise, prima versione. l'Enterprise, tutte le altre figlie dell'Enterprise, perché Voyager, sono forse una delle ultime. la Voyager, poi dopo, vabbè, ultimamente poi hanno rifatto anche, hanno rimodellato, diciamo, anche i modelli classici, tipo la plancia dell'Enterprise di Kirk degli anni 60 è stata ripresa anche nella nuova serie Strange New World, dove appunto lì vedi proprio un passaggio epocale proprio di tecnologie fisiche vere, perché nella prima Enterprise si vedeva è un set costruito con magari legno, cartone e lampadine. In queste attuali ci magari sono dei pezzi anche fatti a stampo, ci sono altri, magari tutto il disegno a LED che va a circoscrivere tutte le linee dei banchi Quindi di votiamo Voyager, Enterprise. l'Enterprise, sì, ma anche Enterprise. sono tutte le altre. Insomma, cioè ora è veramente è tutto talmente bello che sembra tutto vero e non riesci più a capire dove sta la differenza tra vero e finto, ecco. Però sono bellissime, cioè sono tutte anche molto funzionali a vederle così. Poi naturalmente è una finzione, da qui a che possano funzionare veramente c'è dietro anche un discorso, nonostante si cerchi sempre di dare quelle che io chiamo le giustificazioni funzionali, cioè cerchi sempre anche la spada laser di Star Wars, quando è venuta fuori, nata, era una spada, tutti dicevano, wow, ho visto bella la mani con la luce, eccetera, eccetera. Nel passare del tempo, i fan, gli stessi creatori, cioè hanno cominciato a elaborare tutti quei disegni sempre più complessi, dando anche una giustificazione a tutte le funzioni interne del meccanismo, così nell'Enterprise, così negli incrociatori di Star Wars. Cioè, c'è la voglia di farle sembrare talmente vere che appunto dai una giustificazione funzionale a qualunque componente. In realtà è il concetto di fantascienza, se no sarebbe Esatto, fantasy. Anche esatto. La fantascienza proprio si distingue proprio da questo, da Harry Potter se e ho la avuto una sfera degli brutta anelli. notizia tempo fa, un astrofisico mi disse che la spada laser, secondo lui, non poteva esistere, non si poteva fare. Sì, infatti, perché cioè, c'è bisogno di una grande forza di gravità per mantenere quel raggio. Quindi ha E detto quindi considera. che non era realizzabile e mi disse pure Esatto. un'altra cosa brutta: il teletrasporto neanche si farà mai. Cioè, quindi ma distrutto dei miti che io avevo. Questo c'era, non so se avete letto, c'è appunto la fisica di Star Trek, era un saggio appunto, in cui analizzava proprio quello che si poteva realizzare e quello che non si poteva realizzare.
questi che hai nominato te appunto sono quelli Erano irrealizzabili. Vabbè, che su almeno ad questa oggi nota sono triste, stati passiamo alle impossibili. cose belle. Mostraci i tuoi disegni, dai. Ti Sì, allora, guarda, io metto parto in visione subito. principale e ricorda a tutti che chi fosse interessato può ordinarteli e tu avrai un'attenzione particolare agli amici dello Scarabocchiatore. Comunque, complimenti per l'arredo della casa. Sì, qui è lo studio praticamente. La mia casa è al piano superiore. Ah, Infatti, qui ok. sopra c'è la fumettoteca. Ora, se non si vede, ma ci sono No, tutti i sì, vari però fumetti. bellissimo, mi piace questa cosa alle tue spalle in verticale. Questa è una delle mie opere. Questa è una delle astronavi gotiche, che tra l'altro è luminosa, Bellissimo. si Ah, spenge guarda. e si accende. Quella Bellissimo. dietro, Allora, invece, vedete, questa che è sì. dietro di me in Sì. azzurro, è la mia prima astronave, quella che è quel mio famoso romanzo, il mio primo romanzo che scrissi, l'astronave Flying, che è stata oggetto di tutta la mia vita, diciamo, perché un'idea ho avuto quando avevo 14 anni e che poi presentai a Lucca Comics nel 2006, quando feci lo stand, il primo stand dove vendevo appunto il mio romanzo con tutti i vari disegni che, per esempio, posso farvi vedere, che sono questi qui. Certo. Questi erano i disegni, le tavole di presentazione Ah, del ok, sì, Flying. questi li ho visti pure. Questo Questo è il tuo l'ho romanzo. pubblicato diverse volte, Vincenzo l'ha messo diverse volte in Sì. rete, dove c'era per esempio l'astronave nella rampa di lancio, questa era la Sì, me ne ricordo. base, qui una visione degli interni dove si vede per esempio queste sono le culture idroponiche, ricordo io, questa invece è il ponte di guida, questa è la sala di ibernazione, no, e queste qui sono sempre le culture idroponiche. E poi c'erano tutti i vari elementi accessori, le navette, che appunto, come vedi, Questo c'erano era tutti. tutto a corredo del tuo romanzo, che ci ricordi il nome? Queste Flying? erano le tavole che avevo mostrato nello stand a corredo del romanzo per illustrare. Poi naturalmente c'era tutti i progetti tecnici, Ah, mamma mia. planimetrie, Questo hai fatto quello che dicevi prima, ispezioni, la giustificazione scientifica, tecnica del. giustificazione funzionale, come si diceva prima. Con tutti i vari livelli, con tutti i vari ponti, cioè questo è il primo ponte, il secondo, eccetera, eccetera. Cioè, l'ho elaborata fino alla nausea. Ho pensato anche alla struttura e tutte le cose che c'erano. Da Stanno qui arrivando poi. altri saluti che ti rimando, Fabio Forebello, anche lui un illustratore, Ciao, Marco ciao. Ligi, Massimo Ciao. Quartocci, un nostro amico, Antonello Ciao. Bu, vabbè, Vincenzo Basile che Sì, siete continua il tuo tanti. elogio. Ah, e poi Vincenzo sì, ma se arrivano altre immagini, quindi se gliele mandi, le posso mettere online con qualche articolo, io sono sempre Certamente, disponibile. certo, no, grazie. Io infatti a volte mi perdo un attimo, però insomma ti ringrazio tantissimo, Vincenzo. Quando ho Non modo ti scrivo, guarda. essere avaro e inviagli le immagini. Va bene. Questo appunto era il discorso E poi dopo, quando mi sono concentrato su queste astronavi, appunto, ora questo purtroppo non c'è più, esaurito, non c'è più niente. Questo era un volume, in cui avevo raccolto astronavi, spaceships, dove c'era tutti gli studi che avete visto lì della Flying. Questi Sì. Sì. erano gli stand, per esempio, di Lucca, il primo, E che era questo lo di stand. chi l'aveva distribuito? No, Non questo questo. era una cosa autoprodotta, l'avevo fatto Ah, io. autoprodotta da te, ok. Era tramite lui, ecco. E questo appunto era gli stand che avevo preso, e qui c'era tutto, era un book che avevo fatto dove c'erano tutte varie astronavi in generale, Ma sono disposte. varie astronavi create sempre da te? Sì, tutto, cioè Ah, io ok. quando faccio, cioè non metto mai niente, primo per una questione di diritti non mi permetterei mai di vendere una cosa che non è Ok. mia. E poi dopo, perché mi piace fare le mie cose, provo. Se piacciono, bene, se non piacciono, me le tengo per me. Giusti. Questo qua Comunque, purtroppo è esaurito, quindi a meno questo che non sì, vuoi cedere ora la tua vado a copia. rimetterlo in questa versione. Cioè, attualmente l'ho riedizionato su Amazon, non è così bello, però su Amazon lo trovate, se lo voleste cercare, si Vabbè, ma hai chiama fatto una Space. pubblicità negativa. Non è così bello, cioè, se lo volete su Amazon. No, Non si perché nel senso. Vendono così le cose. No, ma nel senso che questo è un cartonato bello con le Sì. pagine lisce, Sì. ecco. Purtroppo
Questa rilegatura ha un costo alto, ecco. Sì. Comunque sta su Amazon, basta mettere Simone Messeri? Sì, a Simone Messeri. Ok, mettete Simone Messeri e... Se cercate su Simone Messeri su Amazon trovate il romanzo, i romanzi, perché poi ne ho Guarda scritti un che scrive paio. Vincenzo, è un mio onore e piacere poter scrivere sul maestro Messeri. È un tuo fan, è un tuo fan a tutto tondo. Grazie tante. E questo invece è un altro che feci sempre sulla stessa linea, però questo si occupava di cose realistiche. Questi erano progetti che avevo fatto, concept di progetti dalla base in Antartide. Ai concept per la Boeing, ai portacomputer, all'epoca E c'erano i questo portacomputer. sempre esaurito? Sì, questo è esaurito. Questo proprio per ora è fermo, non c'è da Non c'è nessun'altra neanche su parte. Amazon. No, questo Ok, no. perfetto. Provvederò a tempo per rifarlo. Vincenzo ha Poi. messo il link tuo di Amazon nei commenti, che ringraziamo. Grazie mille, Quindi basta grazie cliccare e andate direttamente a prendervi Spaceship, giusto? mille. Esatto, spaceships. E Prego. poi dopo sono passato, dopo nel 2000, cioè vabbè, da questo momento qui, dal 2000, questo era dal 2006, quando ho fatto Lucca Comics, poi ho avuto l'opportunità di conoscere delle persone che poi mi hanno indirizzato, cioè io ebbi tra i lettori che vennero a acquistare, conobbi Diego Bortolozzo, che è diventato un carissimo amico, e tutte le volte mi invitava a Milano per fare gli eventi, e lì ho conosciuto anche Franco Brambilla, Franco appunto. Bambilla che ha fatto anche un artbook con noi dello Scarabocchiatore, Esatto, che salutiamo, è un amico dell'associazione. e quindi siamo diventati amicissimi su noi tre, e tutte le volte organizziamoci, vediamo, facciamo queste cose qui. Ma quando vi riunite avete un nome d'arte, ve lo siete dato? Space Art, eccolo Space Art, ecco. qua. Infatti, queste sono le nostre felpe ufficiali. Io sono Ah, la quindi voi mia, siete che i c'ho tre dello Space l'astronave Art. gotica, ognuno ha la sua astronave. Ah, ok, bello. E poi nel 2016 invece feci una mostra qui a Firenze dove raggruppavo tutto. Da quel momento mi sono spinto verso quello che ho chiamato appunto le astronavi gotiche e ho cominciato a elaborare tutti quei famosi disegni che qualche volta Vincenzo ha pubblicato in rete, ci sono, Sì. e li ho raccolti in due albetti che di solito vendo alle mostre. Questi, cioè, che uno è questo qui, è Gotica 1, sono un albettino di Ok. dopo di 12 pagine, poi piccole, tipo albi dei Questo supereroi. Ecco, per è capirsi, orizzontale? no, Ah no, verticale. ah, Questo verticale. Ah, sì, è ok, sembrava. orizzontale Ok, perché è la copertina, ma c'è cioè, poi dopo è la lettura, diciamo. mostralo con calma, dai, questi sono Sì. tutti. Questa è tutta opera Questo tua. è il primo. Gotica Gotica, gotica 1. perché? Il Gotica gotico di perché. solito lo associamo a cose d'antan, diciamo, non alla fantascienza, no? Vabbè, perché ho cominciato a elaborare queste astronavi gotiche con queste tinte bianco e nero, cioè solo il colore emerge poco, non c'è molto colore, quindi sono tutte queste tavole con queste astronavi. Per cui l'ho intitolato Gotica perché appunto. Non volevo dare troppe cose, Si ispira all'arte gotica nel loro design. sì, legato molto all'arte gotica, tanto è vero, cioè, penso sia inequivocabile, ecco, il richiamo. Queste sono tutte le astronavi, le prime che ho fatto. Questo è un tuo artbook prodotto da te, giusto? Sì, questo sì, questo E è il si chiama primo volume. Gotica. Gotica, e questo è il volume 1, poi ho fatto il 2. Ma se qualcuno te lo ordina, tu gli fai pure uno schizzetto sopra, un omaggio. Ha voglia, certo, certamente, certo, non c'è Allora, nessun ci problema. chiedono una domanda tecnica. Bellissimo Sì? albo, lo possiamo trovare anche qui a Firenze, immagino che Massimo sia di Firenze. Ah, è a Firenze, qui direttamente da me, perché non è distribuito. Di solito io questi li porto agli eventi. Ora il prossimo evento che farò sarà a Milano e poi alla festa dell'Unicorno a Vinci. Oppure se qualcuno Quindi. ti contatta. O se mi contatta, chiunque mi contatta, cioè. Se siete di Firenze potete anche trovarvi in un bar, prendete un A caffè, parlate voglia, di certamente, fantascienza. non c'è problemi, basta contattarsi, ci si organizza per una giornata, se poi vuoi vedere tutto quello che è, va bene, se no si fa una chiacchierata per divertirsi, insomma, non ci sono Sì. problemi. Questo se vengono a Firenze, oppure li puoi anche spedire chiaramente, non ci sono problemi. Sì, certo, purtroppo alla spedizione c'è sempre il discorso delle spese di Il spedizione, costo. quindi. Questi non stanno su Amazon, sono proprio tuoi, li tieni a No, casa questi tua. no, Cioè. questi non li ho messi su Amazon, perché Perfetto. questi sono.
cioè diciamo ci tenevo particolarmente che venissero in un certo modo, quindi sono Quindi soddisfatto. chiaramente ci sarà un tuo sketchino, una tua dedica sopra. Certo, sono, perché questo, oltre a questo qui, poi naturalmente dopo lo espan questo che vedete qui in copertina nel Gothica 2 è parte di quello che, anche questo è il famoso poster che io Ah, bello, vendo, bello. e questo è particolare perché legandosi al discorso di Escher che dicevo prima, questo da qualunque punto di vista te lo puoi guardare, ti hai una visione comunque in un certo punto sempre con un orientamento che cambia a seconda della direzione che tu vuoi, proprio perché nello spazio, non essendoci né alto Non né c'è basso, un... te hai comunque un riferimento. Però Escher è famoso anche per le sue architetture impossibili, no? Le scale infinite, queste cose Sì, qua. la scala, certo, c'è la scala infinita, infatti è uno degli enigmi, diciamo, grafici più, perché poi è una distorsione prospettica, però Esatto. l'occhio viene ingannato e sembra che la scala scenda o salga sempre. È favoloso, insomma. Questo Questo è effettivamente è un'astronave che esce da qualcosa o è tutto diciamo una un'astronave? sorta di porto spaziale, Ah, ok, quindi sta vogliamo proprio vedere, entrando perché in qualcosa. se vedi, perché c'è abbastanza dettagliato, quindi tutti sono, ora se Sì, non sì. rende così bene, però se queste qui, che, per esempio questa qua è Sì? un'astronave che attracca, Sì. Ah, ho quest'altra capito, qua è in ho capito. Ah, è un porto basso. spaziale, giusto, giusto, Quest'altra è ok. un'altra astronave che attracca, poi ce n'è un'altra quassù. Oddio, non riesco a trovare l'orientamento. Qui dove c'è il cerchio praticamente. Sì, ho visto. All'interno del Dove cerchio c'è sono un'astronave, quindi è un porto io appunto spaziale. direzione, c'è sempre un'astronave che attracca e che quindi ti dà la sensazione dell'orizzontalità. Ecco. Questo è Perfetto. che si chiama appunto cronogotic, crono da tempo e gotic gotica, cioè era un Questo euro. chiaramente sono tutte stampe, compreso l'artbook. Questo è quello che io chiamo il poster, è un poster praticamente. Ora, cioè, non ne Ma sto se uno parlando a un volesse altro, ma l'originale, se volessimo crono da tempo. originali, E questo, come scusa? se volessimo originali, diciamo, non stampe. Originali, allora, originali sì, ce li ho gli originali, però ecco, di solito li tengo un po'. Un po'. Naturalmente non ho mai pensato di venderli, però boh, si Ah, può ok. parlare, sai, comunque. Tu sei Non più per la stampa, diciamo. cioè l'originale, io sono uno che è molto molto affezionato Ah, ok. al disegno, anche perché questi per esempio sono gli schizzi per quel poster, anche questi schizzi qui, ecco, io sono sempre molto molto, certe volte me li riguardo, me li ammiro, perché sono un po' In folle, realtà gli schizzi sono bellissimi. ecco. Sono io parto da queste cose qui. Da questi. Infatti Vincenzo Basile mi sta correggendo perché dice che gli originali hanno anche un valore affettivo, dai. Esatto, sì. È brutto perché poi dopo ti trovi un accumulo di cose che non sai più dove mettere e che fine faranno. Però chissà, se ne può parlare, ecco, non ci ho mai pensato sinceramente degli originali di Mi sistemare. dicevi tu che alla fine la parte che preferisci sono proprio gli schizzi, la progettazione. Sì, cioè la parte quando li vedi così, in questo modo, diciamo, quello che mi colpisce sempre è il discorso dell'idea, della grafica, del concetto che si sta sviluppando. Quando arriva in fondo, non che non mi piaccia, naturalmente mi piace quando arrivi in fondo, però è il fascino che ha un disegno così, che è una preparazione, secondo me è molto, molto, secondo te, è anche, in qualche caso può essere anche superiore al risultato finale, però insomma è del tutto soggettivo, cioè, Sì, non sì, voglio. sì, sì, sì. Io spesso sono affascinato appunto quando si va alle mostre Lucca Comics o vedi tutti gli originali o i disegnatori stanno facendo e vedi le tavole di un fumetto dove c'è la costruzione della tavola con i personaggi abbozzati, poi rifinito la matita e magari c'è qualche tocco di china. Cioè, sono cose che sono affascinanti perché vedi la tavola che sta emergendo, che sta nascendo, no? E quindi ti coinvolge maggiormente rispetto al discorso del finito, poi è già finito, non ti lascia più spazio, è così. Invece Così. Sì, quell'altro, c'è cioè la fase di creazione, ti stimola, ti apre un po' più all'immaginazione, ecco, in questo come senso. artbook hai Gotica e poi Sì? qualcun altro?
Poi vabbè, ho questa idea, ma ora attualmente uscirà, cioè cercherò di finire anche un Gothica 3, perché sono l'1, il 2 e il 3, e Ah, poi quindi Gotica niente, sono due in realtà. sono questi due. Ah, però. Ah, ok, cambia la copertina, però non hanno il numero sulla frontespizio. Sì, ce l'hanno scritto in pizzo, ora si vede male, ma qui c'è scritto, qui se si vede, ora vedete un po', Actum 1.0, cioè Ah, Actum, perché poi uso il latino qualche volta, ok. Actum. Actum 2.0, e ora deve uscire Ah, il ok. Quindi 3.0. sono due artbook perché Sono non due avevo art. colto la differenza. No, sono due, e poi dopo, ho detto, sono in lavorazione per il terzo, che boh, vedo se riesco a completarlo per l'unicorno, non lo so. Vediamo un po'. Quindi la prossimo evento dove ti potremo trovare di persona per estorcerti un tuo disegno dal vivo sarà Allora, Milano. Milano penso sarà la prima data, che è al 18 maggio, se non sbaglio, 16, 16, 17 e 18 maggio. E poi la festa dell'unicorno, che è al 23-24 luglio, quindi è il periodo estivo. Mi La chiedono festa per. dell'unicorno sarebbe, però non ha. Di dove la fanno? A Vinci, Ah, dove il Vinci. paese natale di Leonardo da Vinci, proprio. Ah, ok. È vicino a Empoli, provincia di Firenze, cioè praticamente il paesino in collina dove c'è tutto il paese. È fatta sul modello di Lucca Comics, cioè chiudono la città e tutta la città è coinvolta con gli stand, eventi, manifestazioni, suoni, musica. Quindi è Mirafa una fiera qui. cittadina. Sì, però ecco, non ha quella rilevanza internazionale, ormai è diventata Lucca Comics, ma comunque è abbastanza importante, che è forse una delle prime del fantasy, perché è più mirata sul fantasy. Ok. Poi trovi di tutto, però ecco, è più legata al discorso di fantasy, tant'è vero lo scenario di Vinci si presta anche bene, perché la torre medievale, cioè il paesino, tutte le costruzioni antiche, cioè affascinante. Invece a Milano starete tutti e tre gli Space Art? Sì, di solito sì. Ora ancora, diciamo, io penso che ci siamo tutte e tre. Di solito ci siamo sempre tutte e tre. Comunque vediamo, anche poi in Milano, base. mi ricordi la data? A maggio hai detto, come, Ma che il cosa sarà? 17-18 Milano maggio, Cartoonix, come si chiama? Non no, ricordo. è il Festival del Fumetto. Ah, ok, Perché Milano fanno, a Festival. Milano fanno diversi eventi. Il Cartoomix di solito è a novembre, poco dopo Lucca Comics, mentre il Festival del Fumetto fanno due edizioni, quella invernale a gennaio e quella, diciamo, primaverile a maggio, Okay, quindi ti che riferisci è all'edizione sempre. di maggio dove andrete forse tutti e tre i nostri Sì, di Space solito Art. abbiamo uno stand in cui io presento le mie cose, Franco ha le sue cose, Diego fa le sue cose, e quindi però siamo accomunati da questa passione comune per la fantascienza in generale. Poi Franco, vabbè, è Franco, cioè nel senso lui è un professionista, cioè io sono, in rapporto a lui sono, cioè sono un po' Vabbè, un ti riferisci amatore chiaramente a fan, ecco. Franco Brambilla, che abbiamo nominato prima, che è famoso soprattutto per le copertine di Urania, Urania, la collana Esatto. Mondadori della Sì, lui è un fantascienza. illustratore che fa Urania ormai da 30 anni, Sì, credo. non so quante, l'abbiamo intervistato in una Sì, live, non sì, sì. ricordo quante copertine aveva fatto, ma. Ma infatti tutte le volte gli domando sempre come fai ad avere sempre una copertina nuova in mente ogni 2 o 3 volte in mese, perché cioè, è un impegno grosso, ma non tanto fisicamente, proprio mentalmente, Mentale, sì. Per immaginare sempre una copertina diversa, cioè è una bella cosa. gli appassionati di fantascienza, la collana Urania è una garanzia. Se non mi Sì. sbaglio, è quindicinale, non vorrei dire cavolate, però Una volta era insomma. quindicinale, ora è mensile. Mensile è sceso Mi un po'. sembra di Vabbè. sì. Ora può. Cioè, perché ci sono varie collane, cioè c'è la Sì. c'è. Io ammetto che lo prendo sporadicamente quando mi piace Sì, ma l'autore o anch'io la ultimamente lo prendo copertina. sporadicamente. Anch'io Però, ora diciamo, per poi io. la fan. Per gli amanti della fantascienza penso che sia ancora un appuntamento da non perdere. Sì, certamente, anche perché negli ultimi anni hanno pubblicato anche tanti autori italiani, Sì, esordienti e sì. non esordienti, ci sono dei nomi anche importanti come Dario Tonani,
che appunto poi dopo è venuto, cioè è diventato anche internazionale, perché per esempio Dario Sonari con la saga di Mondo 9, cioè, è conosciuto anche in Giappone, nei paesi dell'est, Sì, è quindi stato un io, successo editoriale. sì. Hai qualche altra cosa da mostrarci? Ma e ciò si vuole, questo per esempio era il Allora, ti metto in visione principale, mentre ci regali qualche altra visione sul mondo futuro. Questa era, ora questo diciamo non è inerente al fumo, però questo fa parte di una mia formazione, che fu quando dopo la tesi avemmo un contatto con Boeing per un Sì. concorso, e quindi ebbi il modo di partecipare a questo concorso e elaborai questo tipo di sedia assieme agli altri colleghi, che era una sedia da inserire all'interno dell'aereo, che ci pubblicarono appunto su Domus, un extra. Da qui Questa è poi una abbiamo poltrona. avuto, come? È una poltrona di quelle che mi siedo sull'aereo. Sì, era una poltrona a memoria di forma, cioè Ah, praticamente fatta a tipo i metallo materassi aluminio. memory. Sì, esatto. E questo è una piccolezza. Poi vabbè, io ho tutti schizzi, cioè molti schizzi a partire dalle mie astronavi. Sono tutte astronavi, non Quindi in so, realtà tu anche. hai fatto un brevetto per la Boeing. Esatto, il brevetto Boeing ebbi l'opportunità di collaborare con Boeing per una ricerca, per fare quello che si chiamava il BBJ, il Flight Crew Rest, cioè era l'abitacolo per il riposo dei piloti, che si trova sul Ah. dorso della cabina di pilotaggio praticamente. E quello, però, quello non posso, cioè, non ho mai fatto vedere i disegni, non sono mai stati pubblicati, perché cioè, Boeing è molto rigorosa su Sì, questo, sì, cioè, sì, sì. Vabbè, quello anche se sono ormai è passato tecnici, 20 anni, immagino. però cioè, i disegni sono rimasti chiusi nel cassetto e non l'ho più tolti, No, perché vabbè, sono quelli di quel sono valore. disegni tecnici. E una cosa che mi colpisce di te è che tu in realtà non fai fumetto, neanche proprio illustrazioni, perché tu non metti personaggi. No, allora, in realtà io sì, di solito faccio molto, perché legato al discorso progettuale, appunto, ci metto sempre poche volte l'uomo, però c'è stato un momento, questo Ah, per eccolo esempio qua, qui, ovviamente, l'ho nominato, ecco. questa Questa è una era donna. una donna, c'era, perché Però mi piace che di quello mi fa più la vedere. motocicletta, Esatto. Poi ho delle esperienze di fumetto, infatti ora, tant'è vero, a Vincenzo volevo mandargliele proprio per fargli. Sono delle piccole cose, sono delle caricature più che altro, che volevo mostrargli, mostrare, che ho ritrovato, perché alcune cose poi non mi ricordo neanche cosa ho fatto, sinceramente. Ma una curiosità E mia, quindi. perché la figura umana non ti interessa? Non fa parte poi No, del. non è che non mi interessa, è che, cioè, sono affascinato molto dagli oggetti. Gli oggetti c'è da scoprire. Non che non mi affascino, però non mi ci sono mai addentrato più di tanto sulla figura umana. Proprio forse perché da architetto ho sempre pensato allo spazio in quanto ambiente, la fruibilità degli oggetti. E c'è stato un momento in cui mi sono dedicato appunto, come ti ho detto, a fare un po' di fumetto, ma più delle caricature. Tant'è vero, è questo qui che ho chiamato l'architetto, e Un che ho attimo che messo ti qui in ingrandisco. questo. L'architetto quindi è un'autocaricatura. Vedi, erano delle Ah, ok. striscioline, erano delle strisce che io avevo fatto per appunto così per un concorso, che poi va bene, un concorso, quindi qui ce n'erano altre. Sono tutte E questo Vincenzo le aspetta comunque. queste sì, ora è il tempo di recuperarle, perché non mi ricordavo neanche dove le avevo messe, perché queste sono stampate sul libro, ma cioè, poi dopo, tra le migliaia di file, alcune cose le ho scannerizzate, altre sono rimaste un po' nell'oblio. Comunque sì, veramente era mia intenzione mandargliele e vedere un po' così, tanto per. A me la Però cosa ecco, che diciamo. mi fa pensare questa scelta tua di ritrarre più ambienti e astronavi, ai mangaka che si specializzano, quelli chi realizza fumetti in Giappone, chi fa gli Esatto. sfondi, chi fa le prese. Cioè, quasi si dovrebbe pensare a uno studio per te, diciamo, tu fai l'astronave, lo sfondo, Sì, infatti e è un altro po' fa. contraddittorio rispetto alla mia personalità di vedere la cosa un po' più ampia, perché poi sulla persona, perché magari
Certe volte mi sono anche, diciamo, un po' arreso, no? Magari che è molto faticoso anche, bisogna fare molto esercizio. Poi il fatto che certe volte non hai il tempo per farlo, perché non è che mi ci dedico a queste cose a tempo pieno, perché purtroppo lo fai nei ritagli di tempo, quindi certe volte le cose parti di lì, poi ti viene un'altra idea, io sono anche molto dispersivo, forse è anche quello che ho fatto vedere, c'è un po' di tutto e un po' di niente, nel senso. Proprio perché cioè, vorrei fare mille cose e poi alla fine il canale, però bisognerebbe riuscire anche a entrare in una direzione unica che ti Tu specializza, hai ecco. scritto anche un romanzo, il tuo romanzo d'esordio che hai portato a A Lucca, sì. Lucca nel 2006. Così, una infarinatura sulla trama di che parla e dove si può recuperare, se è ancora recuperabile. Allora, il romanzo lo recuperi su Amazon. Quindi è su Amazon. Attualmente è suddiviso in tre ebook, solo su ebook perché è pubblicato dalla Delos Digital. È stato frammentato in tre parti perché, siccome è un romanzo che abbraccia un arco temporale di 500 anni, diciamo, quindi è stato frammentato in tre episodi, se si può dire. Praticamente parla di un futuro post-apocalittico, perché c'è stata una grande catastrofe ecologica che ha distrutto completamente la terra, e poi c'è stato un momento. Questo è un romanzo che ho scritto nel 2002, cioè dall'idea 2002. che avevo dal 1983, quindi ti parlo di, per certi aspetti era molto molto all'avanguardia. Poi ora, cioè, se lo leggi ora non ti dice quasi niente, perché non è, cioè, ci sono state molte 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 anche cose che parlano della stessa tematica. Però ecco, appunto c'era questa sorta di catastrofe ecologica che aveva distrutto la terra, e poi c'è un'improvvisa rinascita, ma c'è una parte di secoli che sono cosiddetti secoli bui, in cui non si sa che cosa sia successo, né come se l'uomo sia riuscito a riprendersi, a risollevarsi da questa catastrofe. E quindi ci ritroviamo un vuoto, un salto temporale, che dal momento quasi in stato primitivo, l'uomo era arrivato quasi in uno stato primitivo, si ritrova a essere, diciamo, con Firenze, che è diventata Neo Flores, la città di Firenze, capitale della cultura galattica. Quindi c'è Questo questo. è campanilismo, però. È campanilismo questo, sì. Perché era legato anche al discorso dell'università che frequentavo all'epoca, tant'è vero che poi è Vabbè, vabbè. ambientato tra studenti con Qua studenti russi. il buon Vincenzo Basile mi dice se Sì? i titoli sono questi. Esatto. In principio Arcanave è il primo. Arcanave, quindi è un'arca. Esatto, Arcanave. E quindi questo periodo di secoli bui sembra che sia collegabile a questa Arcanave Flying, che è diventata una leggenda perché non si sa come, se è esistita veramente, se invece magari è solo un'illusione, al punto che viene studiata anche nei corsi di storia A Firenze, del passato, nelle università Neofledes. del futuro, ecco. Quindi questo a grandi linee era un po' con quello che Ma il seguì. romanzo è corredato anche da immagini? No, il romanzo non c'è Ah, niente di immagini, no. Cioè, si Vincenzo ci possono mette. trovare su. Vincenzo nei commenti, scusami se ti interrompo. Vincenzo nei commenti sta mettendo anche i link di Amazon, quindi Ah, basterebbe cliccare. grazie mille. Ok, Ma prego, prego. comunque, Dicevo, non ci sono immagini nel le romanzo. immagini le ritrovi su quel volume che trovi su Amazon, che è Spaceships. Quello su Ok. Spaceships c'è, lì sono 4-5 capitoli, dove il primo capitolo è dedicato esclusivamente alla Flying, dove c'è tutti quelli che vi ho fatto vedere, c'è i progetti, gli schizzi, tutte le descrizioni tecniche, le funzionali, il modello, questo modello qui dietro che vi ho detto, c'è tutto praticamente quello che io ho Allora, i realizzato. romanzi sono della Delos, editi dalla Delos Esatto. Digital. Allora io ti Sì. lancio un'idea, perché non metti i capitoli della Spaceships anche sull'edizione della... cioè completi l'edizione, insieme al romanzo ci fai un appendice con le immagini, non sarebbe carina? No, Sì, potrebbe essere, però attualmente i diritti ce l'ha la Delos sul vabbè, ti lancio pacchetto. l'idea, poi... Potrei pensare di ristampare, diciamo, in formato cartaceo il fly, perché anche lì il cartaceo è esaurito da tempo, perché ce n'era prima il cartaceo, dove magari potrei inserire anche il fly. Potrebbe
progetti, come vedi, cioè, ce ne ho tanti in testa, però il tempo è quello che Vabbè, è. Però chiaramente come molti di noi fai anche altro e lo fai nei ritagli di tempo. Quindi quando però ti trovi a disegnare, devo dire che fai dei piccoli capolavori, se mi concedi Ma la cosa. ringrazio, ti ringrazio, guarda, grazie. Per chi ci segue e ha delle aspirazioni artistiche, puoi dare qualche consiglio? Tu tecnicamente hai detto che usi le squadrette, la matita e il foglio, qualche consiglio su come approcciarsi? Chiaramente tu hai una formazione, diciamo, classica, hai fatto istituto d'arte e poi hai fatto l'università, l'architettura. Ma qualche consiglio ti senti di darlo a chi vuole approcciarsi al disegno? Io penso sicuramente l'esercizio è la prima regola, cioè non fermarsi magari davanti alle difficoltà grafiche, ecco, uno deve andare avanti e continuare. Ora il computer ti aiuta tantissimo, però sicuramente certe volte anche partire un attimino dalle basi tradizionali non sarebbe male, soprattutto perché ti aiuta a sviluppare la forma, perché ora siamo abituati col digitale, la forma un po' ti viene, diciamo, in aiuto, perché già hai tipo i solidi booleani che puoi combinare, e quindi già quello ti aiuta a essere ispirato. Però naturalmente partendo un pochino l'esercizio manuale, secondo me non è male. Poi naturalmente il computer è insostituibile. Mi sto ora addentrando a provare a colorare delle cose con le vecchie tecniche, però allora, le matite che ho da tempo sono sciupate perché sono tutte sbriciolate, le vai a puntare e si spezzano. I pennarelli sono finiti perché si asciugano, le tempere si sono seccate. Dico, allora il digitale è molto molto più comodo perché non finisce mai, lo puoi utilizzare, non costa niente. Però naturalmente il fascino della tattilità è un'altra cosa, cioè la tattilità che mi manca con il digitale a me. Tant'è vero, ho comprato l'iPad proprio con la penna perché avevo bisogno di utilizzare proprio la matita vera e propria, anche se quella è una matita digitale, però comunque ti dà molto l'illusione di essere una vera matita. Perché insomma lavorare solo col mouse non mi basta, ho bisogno proprio della tattilità. Io confesso che amo di più la carta, però mi dicono che sono vintage, insomma, superata perché Sì, è tutti gli vero. autori ormai mente. Però il consiglio che danno tutti, compreso te, di non iniziare, cioè se di avere prima la capacità di farlo a mano prima Eh di sì, iniziare. certo. Ma sicuramente sì. Cioè, anche questo fatto che ora la prospettiva, per esempio, è completamente automatizzata, perché te non te poni una camera nel modello che ti hai fatto, giri la camera e ti dà tutto l'effetto prospettico, già bello risolto. Però capire anche come funziona la prospettiva, cioè, insomma, è anche. Innanzitutto ti dà anche molta soddisfazione quando riesci a capire il meccanismo, posizione dell'orizzonte, posizione dell'occhio, dell'altezza, e ti dà un quadro piuttosto che un altro. Poi lo so che sono cose che ormai sono datate, devono servire solo per uso personale, perché nessuno ti chiede, se ti chiedesse magari di fare una prospettiva e ci devi perdere dei 3-4 giorni per fare un'impostazione prospettiva, quando il computer ne fai 100 nella stessa ora, cioè è chiaro che è produttivamente meglio. Però dal punto di vista deformativo, secondo me non basta, cioè analizzare un po' le tecniche tradizionali, ecco. Ti Sì. Hai aiutano a allargare un po' gli orizzonti immaginari. detto bene, sulla formazione è un conto, chiaramente sulla produttività poi Sì, incidono certo. altre equazioni. Sicuramente. Ah, ok, stanno arrivando i saluti. Danilo Ancelletti, anche lui è Ciao. un illustratore, dice Marco, si dice a me, se tu sei vintage io sono un dinosauro. E vabbè, siamo Io sono così. con te, anch'io un dinosauro. Siamo, diciamo, in via d'estinzione, però il consiglio che danno tutti ai neofiti che si approcciano al disegno è di iniziare dalla carta e poi magari di passare, quando si acquisisce una Sono. certa, per esempio la prospettiva, secondo me, come hai detto tu, bisogna saperla fare. Qualche consiglio per imparare la prospettiva? Tu l'hai studiata a scuola, ma ci sono, credo, tanti manuali, tante. Sì, ma io penso ormai se qualunque cosa vuoi imparare dai manuali, ma anche dai video YouTube, ce ne sono anche forse di più esplicativi e anche più semplicistici rispetto al manuale, perché il manuale certe volte è un pochino, o cioè ti devi impegnare proprio, addentrarti proprio nel metodo di spiegazione. Invece, cioè,
certe volte nei video le danno in maniera molto semplicistica le cose, le capisci anche al volo. Poi il fatto che c'è l'animazione ti aiuta tantissimo, cioè, Quindi puoi sicuramente capire anche. sono dei mezzi potenti che io non disdico assolutamente. Cioè, anche quando devo fare qualunque cosa, vado su YouTube magari a vedere prima se c'è, come spiega, e ti aiuta. Però ecco, il fascino, come detto, a me personalmente manca molto la tattilità, il discorso di poterlo toccare, di poterlo fare, anche un modello. I modelli che sono fatto lì dietro, incompensato e legno. Poi ho fatto anche i modelli, queste astronavi, ho fatto anche dei modelli digitali con la renderizzazione della luce e tutto. Però ti rimane lì, non lo posso toccare, io ho bisogno Io certe volte di pensavo la toccarlo. stampante 3D avessi usato. La stampante 3D ci sto pensando, sto cercando di convincere mio figliolo a pigliarla, la stampante 3D, così si fa un po' di astronavi cose in 3D. Allora, siamo quasi arrivati alla fine della nostra diretta e devo dire che fino adesso non abbiamo avuto grossi problemi di connessione, quindi già questo è a Sì, nostro penso ora vantaggio. con l'iPad, insomma, è potente, dai. Abbiamo parlato dei tuoi due artbook Gotica, si chiamano così pur essendo di fantascienza, perché il tuo design delle astronavi le vuoi risfogliare davanti a noi? Il Sì, guarda, allora, tuo design delle io astronavi si ispira all'arte gotica. Il l'architettura, certo. nostro Simone Messeri è architetto e come vedete, se ci fate caso, le sue astronavi sono fatte con precisione Queste sono da fatte architetto. tutte con la penna a china, con la Bic, con la classica Tutte Bic. realizzate a mano, chiaramente poi Poi digitalizzate e naturalmente qui portate. vedi l'impaginazione fatta al È computer, per chiaro, sì, forza, questo dietro l'impaginazione, sì, è è chiaro, è tutto. chiaro. Il colore qui per esempio invece è pennarello, cioè questo qui Ah, è a proprio mano questo. pure il colore, pensavo l'avessi Sì, messo questo no, questo è con. prettamente tutto a mano. Ah, Quest'altro ok. invece, cioè, mi sembra qualcosa che ho fatto a digitale, cioè tipo il poster che avete visto che è poi riprodotto qui. Le tonalità di grigio sono state colorate con Photoshop, Ok, cioè il mezzo qualche top. concessione al digitale l'hai data. Oltre ai due artbook, sono disponibili in suo possesso, dovete contattare a lui personalmente. Scusa un attimo, ti chiudo questa cosa. Ah, Questo sì? qui, Aspetta, per esempio, è un caso ok. particolarissimo. Questa è stata fatta interamente proprio da zero col computer. Sì, ok, Cioè, questa questo è io l'ho digitale. disegnata con lo stesso modo che disegno sulla carta, ma con l'iPad. Praticamente con la Ok. penna io l'ho disegnata, è bidimensionale, non è un modello 3D. Sì. È bidimensionale, però l'ho disegnata pari pari come se l'avessi disegnata sulla carta, invece l'ho disegnata su. Quindi questo originale non esiste, cioè è un file, non c'è Esatto, esiste l'originale solo sulla il carta. file digitale, sì. Ok, Ecco, semplicemente quindi poi abbiamo detto che su Delos Digital sono disponibili il suo romanzo diviso in tre in tomi. realtà c'è anche un secondo romanzo, che è Dictatorship, troverete anche Dictatorship, un altro romanzo che avevo Sempre scritto su 10 anni Delos dopo. Digital. Perfetto, Sempre Delos Digital, sì. quindi su Più Delos tanti dice. racconti, poi ho scritto anche diversi racconti, ci sono, insomma, ora non è Basta mettere tutto. Simone Messeri e si Sì, riesce. c'è abbastanza informazioni, ecco. Quindi invece su Amazon troviamo altre cose. Il Sì. suo catalogo di astronavi, vogliamo chiamarlo così, Sì, Spaceships. Spaceships più appunto, sempre i romanzi di Delos li trovi anche Su Amazon, su Amazon. chiaramente. Sì. Volevo chiederti, visto che abbiamo parlato tanto di fantascienza, che è un mio amore, volevo chiederti quanto e cosa leggi? La domanda scomoda che faccio sempre, quanto e cosa leggi? E poi alla fine se hai un consiglio di lettura, non per forza fumetto, quello che ti viene da darci. Allora, io attualmente leggo molto la saggistica, cioè mi piace molto leggere tutti i libri, per esempio, ho letto la biografia di George Lucas, quella di Elon Musk, tutte queste biografie, sono un amante proprio delle biografie, Sempre a tema soprattutto. però, Lucas, Sì, Elon ma soprattutto di Musk. quei personaggi. No, ho letto anche per esempio quella di Einstein, quella di Philippe Petit, cioè mi piacciono quei personaggi più neuristici, quelli che hanno, diciamo, contribuito in maniera particolare a definire le cose, ecco. Quindi di fantascienza ho letto gli ultimi romanzi di Dario Sonani, per esempio, l'ultimo che ha fatto Chi? Dario Sonani. Ah, Dario Sonani. Sì, e poi, cioè, fumetti vado sulla fantascienza, vabbè, Nathan Never è stato sempre il modello, quello iniziale,
Poi ci sono personaggi tipo Dylan Dog, mi piace, i manga, uno dei miei manga preferiti è Mezone Ikkoku, non so, Oh, di Rumiko Nessun Kagawa, quello è Ikkoku, non è di proprio... fantascienza però, è più un No, è comedy. proprio l'opposto, però mi piace Certo. veramente tanto, tant'è vero che lì scrissi un articolo per Granata Express, quando fecero la prima edizione, infatti nell'ultimo numero, che poi chiusela in anticipo, ci trovate il mio articolo. Sulla casa dei Mezone Ikkoku. Abbiamo elaborato un articolino che descriveva la casa. Granata Poi dopo. Press per noi vintage, diciamo per boomer, era un Esatto. editore È storico che stato ormai proprio uno è... degli albori, ha lanciato appunto tutto il manga in I Italia, manga, i manga. che lo storpiava un po', però insomma vabbè. E so, poi vabbè, i classici come Kenny Guerriero, cioè spazio un po' secondo me che mi ispira in quel momento, ecco, non ho proprio, anche diciamo c'è stato un momento quando ero ragazzo che leggevo solo prettamente fantascienza, da Asimov, Clarke, Simak, tutti i classici degli anni 50, per poi arrivare anche insomma, a quelli attuali italiani, però ecco, ultimamente sto leggendo molto le biografie. Saggisti. Saggiste soprattutto ora come ora ultimamente ho letto molto sui dietro le quinte dei film, tipo dietro le quinte di Alien, dietro le quinte, mi Il making piace of. andare a esplorare il mondo anche perché insomma ho dei progetti in mente, quindi vedrò. È un consiglio? Non per forza italiano, non Consiglio. per forza nuovo, non di fumetto prettamente. Un consiglio, dice, leggete questo se vi piace la fantascienza. Ti chiedo di fantascienza perché abbiamo capito alla fine dell'oretta che sei appassionato di fantascienza. Quindi un romanzo che dice, se vi piace la fantascienza lo dovete leggere. Oppure se volete scoprire la fantascienza. Allora, io sono sempre rimasto colpito, forse sarà perché fu il primo che lessi, però Dune, cioè, no, Dune sicuramente va letto, il Di primo Dune, Herbert. Ne sta uscendo Herbert. anche una nuova versione cinematografica Sì, in infatti l'ho questo periodo. visto e Dune è proprio uno degli albori, dei bellissimi Allora, libri. visto che hai visto la nuova versione, pure io, però io ho un giudizio. Cosa è meglio, secondo te, questo o il vecchio Dune di Lynch? Allora, il vecchio Dune aveva sicuramente storpiato certe cose, tipo la tecnica estraniante, quella è una cosa che aveva inventato il regista David Lynch, non è che fosse un puro approvato anche da Herbert, però non è che fosse proprio inerente al romanzo. Magari forse al vecchio Dune gli mancava quello spirito proprio... Diciamo che invece nel nuovo si nota, no? Che è proprio del popolo Fremen che giroga nel deserto per come sono vestiti, per come sono che modo di ragionare. Però nel nuovo mancano delle parti importanti, tipo la Gilda Spaziale, che è fondamentale, non si nomina, cioè non viene messa, cosa invece in Lynch forse. Poteva essere anche abbastanza attraente a ripensarci, perché c'era questa cosa un po' inquietante, dove si vedeva questi esseri che galleggiava in questo liquido amniotico quasi. E poi anche la spezia, non è stata valorizzata poi forse l'importanza della spezia. Tant'è vero, un mio amico con cui sono andato a vedere diceva: ma perché hanno gli occhi blu? Perché Certo, lui non lo spiega. Non dice mai nulla, non si riesce a capire. Sì, uno ci può arrivare, ma se non hai mai letto nulla, non ci arrivi. Infatti, lui non aveva mai, per lui era una cosa nuova, diceva che non l'ho spiegato e se tu ci quindi. pensi, in due film non è che ha spiegato bene, cosa che invece Lynch ha fatto in un solo film. Sì, infatti. Sì, Se, poi ci perciò io sono preferisco degli. il primo, questo per dire che da boomer preferisco il vecchio. Sì, A questo punto. per certi aspetti anche per come ha riportato anche il discorso del design dell'impero, cioè con questa caratteristica di architettura proprio espressionista, riporta proprio l'architettura di Polzig, dell'espressionismo tedesco, cioè è abbastanza forte, cioè ci può anche stare, anche se in quel momento. Non riuscii all'epoca quando lo vidi, non riuscivo proprio ad accettarlo perché ero abituato agli scenari Star Wars o Alien, e quindi vedere questa cosa era un po' diversa. Gli scenari di Nolan sono belli, sono sintetici, puliti, però gioca molto sulla scenografia, sulla la fotografia in generale, la maestosità, ecco, l'imponenza della struttura, delle masse delle persone.
Scusa se ti ho interrotto, allora stavi dicendo Dune Herbert, qualcosa che è da leggere secondo Sì, te? e poi sicuramente io ho sempre amato la trilogia di Asimov, quella mi ha sempre colpito. Anche se poi, per esempio, tu leggi Dick, allora Philip K. Dick con Blade Runner o Ubik o la svastica sul Sul sole, sole, sì. però sono due generazioni diverse, ecco, cioè Asimov Anche anni approcci 50. diversi. Ok, grazie dei consigli. Prima di salutarti, volevo dare l'appuntamento per domani. Abbiamo una Sì. nuova live, un nuovo tè con l'autore. Questa volta avremo Alessia Varzi. Chi vuole sintonizzarsi alle 17, sempre su canale Lo Scarabocchiatore Edizioni. Mentre Benissimo. ricordo che Lo Scarabocchiatore, fra le altre cose, sponsorizza e organizza anche dei workshop. Ce n'è uno interessantissimo sul Ah, l'ho manga. visto, sì. Se ricordo bene, 4 ore con Federica Di Meo. Vi consiglio, se siete interessati, di andare sul sito dello Scarabocchiatore e potete approfondire anche questo workshop. È facile, eventualmente iscriversi, costano pochissimo e potete approfondire il tema del manga. Federica Di Meo è una grande professionista sul genere, quindi ve la consiglio. Benissimo. Ringrazio Bene, chi ci ha seguito. grazie a voi. Ringrazio a te, Simone, per aver perso Grazie a un'ora te con noi. per l'opportunità che mi ha dato, grazie, grazie anche Vincenzo e grazie amico a tutti voi, siete sempre molto, molto professionali, molto carini a invitarmi, grazie. Grazie a te. Ricordo che starei a Milano, Sì? alla Fiera di Milano, a maggio. A maggio? Correggimi, le date te le vogliamo ridire? 17 e 18 maggio, 17-18 maggio, al Festival di Festival del Architettura Ful, a Novegro, Milano Novegro, Novegro. Milano. Ok, se avete piacere potete trovare Simone Messeri e associargli un suo artbook gotico con un bello schizzetto. Bene, bene. Grazie. Allora ci vediamo ai prossimi appuntamenti. Grazie a tutti, Grazie alla a prossima. tutti. Ciao, ciao, ciao.